Ciao ragazzi, siamo Elena e Federica dell'Informa Giovani e vi presentiamo le iniziative per il mese di ottobre. Bando Servizio Civile. È uscito il bando del Servizio Civile Nazionale. Scegliere di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile Volontario vuol dire aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa. Scopri tutte le condizioni e vantaggi sui siti dell'Informa Giovani e del Servizio Civile del Comune di Milano. Scadenza 4 novembre 2013, ore 14. L'Informa Giovani partecipa anche quest'anno all'iniziativa del settore spettacolo, moda e design. Milano per lo spettacolo, teatro, stagione 2013-2014. 58 spettacoli ad invito per chi non sempre va a teatro. A cura dell'ufficio teatro e danza. Oltre 14.000 i biglietti offerti per i 58 appuntamenti in programma. La novità di quest'anno è la distribuzione dedicata ai cittadini under 35, che possono ritirare gli inviti all'Informa Giovani. Ad ogni distribuzione è possibile ritirare due inviti a testa per ciascuno spettacolo, fino a un massimo di 4 biglietti a persona. Mercoledì 9 ottobre dalle 15 alle 18 sono in distribuzione gli inviti per 4 spettacoli. Manzoni Derby Cabaret, spettacolo più cena al Teatro Manzoni, domenica 20 ottobre alle ore 19.30. Sono disponibili 50 inviti. Ultima notte mia, Mia Martini, una vita. Al Teatro I, mercoledì 23 ottobre alle ore 17, 80 inviti. Totò e Vicè, al Teatro Franco Parenti, giovedì 7 novembre alle ore 15.30, 160 inviti. Il Bugiardo di Goldoni, al Teatro Litta, lunedì 11 novembre alle ore 20.30, 202 inviti. Per info più dettagliate vedi il sito o telefona. Mi Generation. È finito il Mi Generation Camp, il primo forum dei giovani del Comune di Milano. Ma tutto inizia adesso. Continua infatti a seguirci sulle pagine giovani e su Facebook Mi Generation Camp e Twitter Mi Generation Camp. Vuoi andare a quel paese gratis? Prosegue all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. I prossimi appuntamenti sono martedì 8 e 22 ottobre dalle ore 15 alle ore 16.30. È necessario prenotarsi. L'arte di strada a Milano. Sei un artista e vuoi prenotare degli spazi aperti dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Puoi iscriverti online dal sito milano.stradaaperta.it oppure venire direttamente allo sportello Artisti di Strada presso l'Informa Giovani. G-Lab, laboratorio di cittadinanza urbana. Continua l'attività del progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano con l'Associazione Rete G2 Seconde Generazioni, che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza. G-Lab è aperto al pubblico all'Informa Giovani tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 18. Uno psicologo tra i banchi. Uno psicologo a portata di mano racchiuso in un fumetto. È un'iniziativa realizzata dal Comune di Milano e dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico di Milano, che porterà in 58 istituti superiori della città un giornalino in versione comics dedicato ai problemi di relazione più comuni di ragazzi e ragazze. Bullismo, abuso di social network e rete, disturbi del comportamento alimentare, conflittualità con i genitori e con i professori. Per affrontarli è possibile rivolgersi ad uno psicologo senza vergogna o paura. Oltre che nelle scuole, il fumetto è disponibile sul sito del Comune di Milano e dell'Ordine degli Psicologi ed è in distribuzione all'Informa Giovani. Mobilità e lavoro in Europa. Nell'ambito degli European Job Days si parlerà di opportunità di lavoro, tirocini e carriera presso le istituzioni europee e di volontariato in Europa. In particolare, il Servizio Europeo per l'Impiego EURES, contatti e offerte di lavoro nell'UE, i social network per trovare lavoro in Europa, Facebook, LinkedIn e Twitter come strumenti di lavoro. Tirocini e carriere nelle istituzioni europee, modalità di candidatura. Servizio volontario europeo e servizio civile nazionale, come svolgere un'esperienza formativa retribuita in Italia e in Europa, mobilità dei giovani, i servizi dell'UE e i nuovi programmi europei 2014-2020, la partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi, 14 ottobre dalle ore 9. Corso di formazione gratuito per volontari.
L'associazione Paolo Pini, che offre sostegno gratuito a bambini e adolescenti affetti da diverse patologie croniche e alle loro famiglie, organizza un corso di formazione per volontari per l'assistenza domiciliare. Il corso si terrà mercoledì 9, 16 e 23 ottobre e il 6 novembre, dalle ore 18 alle ore 20 presso la sede dell'associazione. Per informazioni e iscrizioni guarda il sito oppure telefona. Progetto Giovani. L'Università degli Studi di Milano cerca ragazzi e ragazze da coinvolgere in un progetto di ricerca sui giovani milanesi. Si rivolge in particolare a ragazze e ragazzi che abbiano frequentato corsi di formazione professionale o istituti professionali e che abbiano lasciato la scuola da 3 a 5 anni fa, oppure che siano laureati in lauree triennali o specialistiche o a ciclo unico dai 3 ai 5 anni fa. Se hai un'ora di tempo e hai voglia di raccontare qualcosa di te per capire meglio la tua vita quotidiana e le aspirazioni dei giovani di oggi, puoi contattare Edda Orlandi. Dall'Informa Giovani è tutto, ci vediamo per le iniziative di novembre. Ciao!